Hello guys, io sono Shane e indovinate un po' dove siamo? Esatto, su Pokémon, giochi di carte e le cose belle online per un nuovo spacchettamento gustoso e interessante di un pochino di pacchetti belli alla ricerca di belle GX, belle V Max, insomma, tutto quello, ma l'elenco è talmente grande delle cose che possiamo trovare. Siamo partiti dall'ex in poi a un mondo intero di cose, ma dettagli. Allora, cosa abbiamo oggi di gustoso da aprire? Abbiamo tre forcieri, un'esplosione plasma della 7 nero e bianco, un spade scudo, 7 fiamme oscure e un fragore ribelle. Non so come sempre se arriveremo ai nostri soliti 10 minuti, ma noi iniziamo e vediamo un po' come va, se dovremo dopo aggiungere altri pack. Probabilmente sì. Ma vediamo un po' nel primo nostro pacchettino che cosa troviamo di interessante e gustoso. Abbiamo uno Skitty, due carte rare, la prima è un Klinklang e la carta rara è un Vanillux. Iniziamo con un niente di fatto, un po' di carte nuove, ma ancora niente di gustoso da poter goderci. Oh. Allora, la nostra cassa ci dà 5 Pokémonete e la carta rara è un fantastico Seeking, di cui non ci facciamo nulla. Abbiamo questa esplosione di plasma di nero e bianco. Non so cosa potremmo trovare di interessante in pacchetti di questo genere, ma proviamoci. Niente carte nuove. Ah sì, abbiamo soltanto un Axiom Reverse e la rara è un... Oh! Ok. Girachi X. Con guida stellare, quando giochi questo Pokémon dalla tua mano e lo metti in panchina per cercare il tuo mazzo una carta aiuto, mostrarla e aggiungerà quelle che hai in mano. Poi rimischi le carte. E poi ha Incroco, Ipnocolpo, scusate, 60 danni, un metallo, 2 incolore, questo Pokémon e Pokémon difensore vengono addormentati. È un Pokémon che avevo già trovato perché utilizzavo nel mio mazzo metallo, giusto per l'abilità Guida Stellare, che è molto sottovalutata, ma molto utile. Però in sé per sé è giusto un supporto, non è tanto un Pokémon da mettere in battaglia. Ma dettagli. Prossima di Fiamme Oscure. In questo set troveremo un mondo di sorprese e fantastiche cose? No! No, a parte un Kufant Reverse e la rara è un... Un Grumble. Niente di che. Andiamo con un'altra cassa, dai. 5 Pokémonetine. E la rara è che è un... Un Vileplume. E yeah, che bello! Torniamo sulle fiamme oscure. Torniamo sulle nostre fiamme oscure, che sicuramente ci daranno più gioie e soddisfazioni. Ok, due carte nuove. Abbiamo un Stini, un Solrock. La prima rara è un Manectric Reverse. E la rara è un... Un altro Vanillux. Oggi è la giornata del gelato. Andiamo con Fragore Ribelle, che magari ci dà un po' più di gusto ed energia. Vediamo un po'. Ok, un po' di carte nuove. Dai, ci siamo. Surskit, Staffle, Chatot. La prima rara è un Mr. Rhyme di Galar. E la rara è un... Oh, Inteleon VMAX. Con Idromira, 60, un'energia acqua. Puoi prendere un'energia segnata al Pokémon attivo del tuo avversario e aggiungerla alle carte che hai in mano. Antipatica sta mossa. E a Dynadarto 162 acqua in incolore. Questo attacco infligge anche 60 danni a uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. Questo fa male. Fa parecchio male. Bello l'Inteleon VMAX. Molto, molto bello. Andiamo con un'altra di fiamme oscure, direi. Altre di fiamme oscure. Altre gioie, voglio altre gioie. Ok. Abbiamo un Tauros. Abbiamo un Shinotic. La prima rara è un... Un Toxtricity. E la rara è un... Un Diggersby. Niente di che. Però dai, stiamo andando bene. Apriamo anche questa cassa. Ma quante Pokémonete? 25, attenzione, buono, eh? E vabbè, questa qua è stata la cassa dei sogni, la cassa dei sogni. Lucario e Melmetal, GX alleati.
Cosa fanno? Pugni d'acciaio 50 danni, 2 incolore. Cerca nel tuo mazzo una carta di energia metallo e segnala questo Pokémon. Poi devi scaricare il tuo mazzo. Poi ha impatto pesante, 150 danni, 2 metallo, 2 incolore. Ok. E Metal Muraglia CX. Per il resto della partita, i tuoi Pokémon metallo subiscono 30 danni in meno dagli attacchi del tuo avversario dopo aver applicato debolezza resistenza. Se questo Pokémon ha almeno un'energia extra segnata, in aggiunta a quella del costo di questo attacco, quindi automaticamente ce l'ha sempre, perché è uno più, scarta tutte le energie segnate al Pokémon attivo del tuo avversario. E beh, è una mossa non offensiva, ma molto difensiva. Cioè, 30 danni in meno, tutti i Pokémon metallo. Cioè, difficile poi riuscire a danneggiarli, anche se Lucario e Melmetal vanno KO. Buono! Andiamo con Fiamme Oscure, dai, vediamo se la nostra serie continua. Due carte nuove, abbiamo un Darumaka di Gala, abbiamo un Passimian e la rara è un normalissimo Swan. Beh, niente di che. Andiamo con Spada e Scudo, dai. Ovviamente non arriveremo ai nostri 10 minuti, quindi ci sarà il classico spezzone con altri pack dopo. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Niente di nuovo. La prima rara è un Cloyster e la rara è un Orillaboom. Vabbè, ho sempre carte nuove. Fiamme Oscure. Continuiamo la scalata nel potere delle ombre. Niente di nuovo? Sì, abbiamo un Popitar, abbiamo un Agricoltore Reverse e abbiamo una rara che è un Volcarona. Ok. Prossimo pack di Fiamme Oscure. Vediamo un po' che cosa contiene. Ton 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 ton. Ok, due rare, sì, due nuove. Un Gabu. Ducklet Reverse e la rara è un Lugia. Buono. Piccolo taglio tecnico. Ed eccoci qui con gli ultimi 4 pacchettini per completare l'episodio. Abbiamo una sintonia mentale, una spada e scudo, un fragore ribelle e ho voluto prendere così alternativa un pacchetto classico della serie Nero e Bianco. Penso che non l'abbiamo neanche mai aperto sul canale, quindi ce lo teniamo proprio per ultimo. Iniziamo da sintonia mentale. Dai, se troviamo ancora GX, X e compagnia bella di tipo metallo, almeno facciamo tutto l'episodio dedicato a un unico set. Due nuove carte, abbiamo un Dratini, abbiamo un Delmise, sì. Prima rara è Whimsicott Reverse e la rara è un normalissimo Drifblim. Niente di che. Poi c'è un'abilità con i Pokémon alleati. Vabbè. Spada e scudo. Qualcosa di figo da voi? Non penso. Ho trovato qualcosa di bello in questo pack, mai. A parte niente, nuove carte. La prima rara è un Claydol Reverse e la rara è un Drapion. Stiamo concludendo malino l'episodio, però così stiamo concludendolo un pochino malino. Fragore ribelle. Vediamo se Fragore Ribelle ci permette di recuperare un pochino di positività. Non ho trovato assolutamente niente di nuovo. A parte il Bronzor Reverse. E la rara è un Aegislash. Che brutti, veramente brutti 4 pack. Ultimo pacchettino dell'episodio del set nero e bianco, che ci metterà ovviamente un pochino ad aprirsi perché deve scaricare le varie artwork. Quindi vuol dire che ovviamente non l'ho proprio mai aperto questo pack, se ci sta mettendo così tanto. Perché di solito sì, se ho aperto qualche pack ci mette un po' perché tipo fa: ehi, da tanto che non carico queste immagini, quindi dammi un attimo di tempo. Quindi in questo caso ovviamente sarà tutto nuovo. E vediamo un po' se avevo ragione, no? Vediamo se è tutto nuovo. Sì. A parte quella. Abbiamo Ducklet, Pidove, Joltik, Dirling, un altro Joltik, Devot, Super Recupero. La prima rara è un Scolipede. E la rara è un Mandibuzz.
Ok, un po' di carte nuove, ma niente di che. Comunque ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video, vi invito come sempre a lasciare un like e un commentino sotto al video. Ringraziamo bellissimo Luca del Melmetal trovato nel box, nella cassa. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qui da Scene, è tutto, bye bye, ciao!